Buonasera, benvenuti su questo canale. Per chi non lo sapesse, ci troviamo sul canale di nome Mariani Marco. Oggi proveremo a creare dei legni e farli tipo invecchiare. Allora, prima cosa da fare è scarteggiare in modo tale che tiriamo via le schegge dal quale potremmo forarci la mano. Quindi scarteggiamo. Finito ciò, Vai. fatto ciò, poi dopo noi useremo un trapano per rovinare il legno il più possibile, così. Come prima mano daremo del colore mordente in polvere che si divide in vari colori: il giallo brillante, il grigio ardesia, il verde brillante e l'arancio luce. Non darne troppo. Abbiamo dato il fondo di vari colori e dovremo aspettare che asciughi. Ora che la vernice si è asciugata, passeremo la vernice di colore noce medio. Ma prima, per rovinarla di più, passeremo la bomboletta. Ok. Spero di essere stata d'aiuto per qualcuno. Inoltre, iscrivetevi al canale e commentate e mettete un mi piace al video. Un'ultima cosa, vorrei ricordarvi che noi abbiamo usato il colore noce medio, però potete usare qualsiasi colore a vostra scelta. Un saluto da Irene. Buona giornata, ho deciso di finire questo tutorial che ho fatto con mia nipote qui a casa mia, visto che ho creato una parete fatta con una modalità di verniciatura che vi abbiamo spiegato. Almeno vi faccio vedere come viene realizzata, come viene il lavoro finale. Allora, questo pezzo l'abbiamo fatto col fondo grigio, questo pezzo viene fatto con il fondo giallo che abbiamo visto. Questo viene con l'arancione, questo qua in alto è fatto col rosso, questo è anche questo col rosso, non l'abbiamo messo nel tutorial perché, se devo essere sincero, il colore non mi piace tantissimo perché è troppo vivace. Questo, come dicevo, è fatto con l'arancione, questo è fatto completamente con due fondi di marrone, senza, anche questo è marrone, non abbiamo dato sotto nessun tipo di fondo. Questo allora dicevo il giallo, l'azzurro è questo viene l'azzurro, questo è un altro genere di marrone, e anche questo forse lo vedete poco, anche questo è fatto con l'azzurro.
Niente, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Se volete vedere il tutorial su come ho fatto questa parete, potete iscrivervi al mio canale e lo trovate.